keeps on growing. It's the one thing. Riqualificazione e tutela dell'ambiente, sviluppo sostenibile ed ecosistemi. Questi sono i temi del seminario di studi dal titolo Ambiente e cultura tra azzurro e verde. Sindaco, come rispondono i cittadini del comune di Misilmeri e quali sono le prospettive future? I cittadini di Misilmeri rispondono in maniera eccezionale al richiamo della Polizia dell'Ambiente. Assieme ai ragazzi noi lavoriamo perché questo territorio possa risplendere e possa riportare un po' di serenità e tranquillità ambientale, cosa che è mancata negli ultimi tempi. Noi assieme ai cittadini e assieme ai ragazzi lavoriamo in questa direzione perché finalmente Misilmeri possa splendere del suo splendore naturale. Il progetto di riqualificazione è inteso a coinvolgere molto la collettività. Come rispondono i cittadini del comune di Bagheria? Ma devo dire che c'è un cambio di tendenza, nel senso che adesso con le scuole si sta facendo un bellissimo lavoro per il rispetto dell'ambiente, ma considerare anche l'ambiente come elemento culturale. Devo dire che la gente comincia a rendersi conto che comunque è importantissimo rispettarlo ed è anche a beneficio della qualità della vita. Il fatto di potersi incontrare, sentire il parere degli esperti, trasmetterlo ai ragazzi della scuola, soprattutto a tutte le fasce scolastiche, quindi dalla scuola elementare alla scuola superiore, è un elemento di novità, nel senso che gli stessi ragazzi possono diventare veicolo di informazione all'interno della famiglia. Io credo che il seminario oggi debba essere visto come un momento di confronto e come un momento di informazione, ma soprattutto di formazione. Nel momento in cui il bene ambiente comincia ad essere fruito con intelligenza e con attenzione, sicuramente avrà una ricaduta turistica eccezionale. Quindi noi stiamo lavorando fondamentalmente su questi due grandi progetti, ma anche sul progetto di tenere la città pulita, perché anche l'ambiente esterno alla nostra casa diventa fondamentale per una identificazione culturale. Quindi crediamo moltissimo nei progetti e cercheremo sinergie sia con la provincia che con la regione e con lo Stato proprio per rilanciare questo tipo di cultura e questo tipo di turismo. Qual è l'importanza di questi seminari, studi all'interno del progetto di riqualificazione ambientale? L'importanza è fondamentalmente di sensibilizzazione nei confronti soprattutto dei giovani, così che quando abbiamo rivolto questa nostra iniziativa all'amministrazione provinciale di Palermo e l'onorevole Francesco Musotto, che rappresenta il presidente di questa amministrazione provinciale, nonché l'assessore Da Maio, che è l'assessore dell'ambiente, hanno subito accolto la nostra proposta di sensibilizzazione, colpendo soprattutto la fascia più giovane e il volano della comunicazione, quindi soprattutto le scuole. Ecco perché sia Misilmeri che Bagheria hanno risposto positivamente a questo nostro invito con molte presenze, con diversi plessi scolastici che questa mattina sono qui ad ascoltare le relazioni chiaramente di ambientalisti, di geologi, di esperti del settore e di amministratori locali, soprattutto perché i più giovani sono ancora più sensibili e soprattutto perché apprendendo queste notizie dal punto di vista didattico possa essere tema di confronto, di dibattito e discussione durante le ore didattiche. Perché la scelta di Misilmeri e Bagheria come location di questi seminari? Perché è importante fare un'onesta considerazione soprattutto per quanto riguarda l'aspetto montuoso e l'aspetto marino. Per l'aspetto montuoso abbiamo scelto soprattutto Gilby Ross, quindi all'interno del territorio di Misilmeri, in quanto il rispetto della qualificazione ambientale comincia soprattutto in quei territori che comunque sono stati un po' dimenticati e adesso bisogna molto valorizzarli. Per quanto riguarda Bagheria, sappiamo che Bagheria ha attraversato un periodo piuttosto triste per quanto riguarda le coste marine, quindi con Aspra, Mongerbino, c'è stata l'invasione delle alghe velenose, che grazie a questi interventi di sensibilizzazione possono indurre l'opinione pubblica a pensare diversamente su queste cose che sembrano apparentemente abbandonate.